Libeciopoli piove sempre, proprio come piace a me. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. La scorsa volta non ho fatto una intro buffa e oggi ho voluto rimediare, ma fa comunque schifo. Bene, la squadra l'altra volta è rimasta uguale. Volevo andare a prendere e condividere esperienza nella terza città di Austropoli. L'obiettivo di oggi è arrivare al percorso 6 dove c'è Rafan che ci aspetta con una MT da darci, perché la scorsa volta abbiamo vinto la quinta medaglia della palestra di Libeciopoli e quindi deve darci la MT. Aspettami al percorso 6 che ti do la MT. E adesso Bell vuole lottare, in realtà è sempre Mian, lei ha doppia personalità come Comor. Una cosa veloce, oh, 4 Pokémon, brava. E comunque Bell ha perso. Ah, però non c'è Comor. Mi dà volo! Ma che bello. Però a chi la insegno? Perché a quanto pare le MN possono essere insegnate solo a dei Pokémon che possono imparare quella MN se il loro tipo corrisponde a quella MN, ovviamente, certo. Quindi un Pokémon fuoco non può imparare un attacco acqua, nonostante questa randomizer sia con i Pokémon che imparano mosse del loro, che non hanno niente a che fare col loro tipo e che non potrebbero neanche mai imparare. Ad esempio, Dragartigli non può impararlo Typhlosion, che è comunque di tipo drago. Andiamo a prendere condivi di esperienza, va. Oh, finalmente percorso 6 e nuova cattura. Ah, vai, le vediamo chi capita. Il primo Pokémon, su. Hello? Boh, un bel Togekiss. Vai, mamma mia, prima Ultra Ball. Devastante. Spettro lotta. Ah, però mi piace ora. Pokémon Festa. La sua natura lo rende affine alle persone che rispettano i diritti altrui ed evitano conflitti inutili. So già come chiamarlo. Shinster, che tradotto in italiano sarebbe ovviamente adattata da me, non esiste questa parola. Dio della Pasqua. Perché è un Pokémon che nasce dalle uova, è tutto colorato. Porta felicità, la Pasqua in teoria porta felicità nonostante la morte di Gesù Cristo, vabbè. Shin, divinità in giapponese, e Ster, Easter, Pasqua. Mi piace così. A voi non piace? Ve lo fate piacere per forza. Sbiriguda, supercazzola prematurata. Se dovessi scegliere un team per la Lega Pokémon, i Pokémon che ho adesso sarebbero devastanti. No, allenatore, tu sei molto interessante, aiutami a fare un esperimento. Dipende cosa, non voglio avere roba che si infila dentro il mio corpo, eh. Ah, ma è uno Swampert, probabilmente voleva chiedermi se mi piace Mudkip, però oramai è evoluto. È bellissimo Swampert, dai. Forse il Pokémon più bello di terza generazione. Dopo Blaziken, ovviamente. È andata. Oh, salve? I Pokémon con pelle arsa adorano la pioggia. Ma devo non posso andare a prendere nulla lì, uffa. Pokémon Ranger, salve. Ma c'è anche l'ombrellina là. Salve a tutti. No, si trovava lui qui, Escavalier. Cacchio. Che bello che era. No, spettro anche lui, ma che palle. E dai. Tutti spettro sono. Oh, ma è mezz'ora che incontro solo Pokémon spettro davanti. E che cavolo. Buio? Buio spettro? Ma che figata allora. Allora è bello il tipo. Se non mi ricordo male, qua c'era una missione con i Dirling e gli portavi Sousback, che sarebbe appunto Helix fossile. Tu mi tenti, gioco, tu mi tenti. Sì, ho visto che c'era un Pokémon qui, voglio vedere chi è. Mi pare che ci fosse una specie di missione, tu gli portavi Sousback, che cambia in base alla stagione. E se glieli facevi vedere tutti e quattro, erano, ti dava una specie di ricompensa. Non ricordo di preciso, ma... Ecco, sì, vuole appunto che io vada a catturare Dirling e gli faccia vedere le trasformazioni. E il Pokémon rigenerato da fossile? Arcanine! Bene! A questo punto si può finalmente entrare nella cava pietra elettrica. Ecco Rafan. Ah! Quindi ora lui ci sblocca il passaggio. Con quale attacco? Questa qui è una terra di Galvantula, un Pokémon di tipo elettro. Ma non chiedermi perché si trova qui, non è che è il mio compito quello. Lui aveva Krokorok, giusto. Che mossa mi dai? Batti terra. Ma, non so se hai talento o meno, però fa quello che devi fare. Grazie. Proprio quello che avevo intenzione di fare, fare quello che voglio fare. Entriamo e si può anche catturare un nuovo Pokémon qui. Oi!
di qua. Signore, c'è un uomo per lei. Quelli erano due del trio oscuro, fanno parte del team plasma e sono stati reclutati da Gekis in persona. Sembra che siano stati loro ad ostruire l'entrata di questa cava con la tela di Galvantula. La cava pietra elettrica. Mi piace molto questo luogo. La scienza può affannarsi quanto vuole a cercare di spiegare il fenomeno della elettricità, ma la verità è che in questo luogo il legame con i Pokémon è lampante. Ma ora veniamo a noi, ti ho scelto. Questo non ti sorprende? Veramente no. Non puoi certo sorprenderti se non capisci di cosa sto parlando. Ho parlato di voi a Gekis. E lui ha chiesto subito al Trio Oscuro di raccogliere informazioni in proposito. Più avanti troverai ad aspettarti il Team Plasma. Gekis vuole mettere alla prova le tue capacità di allenatore. Mi alliscio i baffi e ti dico che voglio fare la cattura intanto. Eccola qui. Beh, preso è preso. Il nome... Boh, non so che nome dargli. Dondolino. Vedo il tuo dondolino! Ha ragione Anna a dire che è un bel posto. Ah, perché i Pokémon vogliono stare in compagnia? Gli piaceremo, che ne so. Ancora voi tre. Guarda come corrono. Hanno i piedini corti, quindi fanno tac 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 tac. Più avanti ci sono delle scale. Lì ti aspetta il Team Plasma. Grazie. Lavottino! Ah, il lavottino, il famosissimo lavottino. Ma come si fa? Ma come si fa a perdere da questa? Oh! Più che altro mi dispiace perché era... era davvero vicino all'evoluzione. Vabbè, in qualche modo... lo farò evolvere comunque per vedere cosa usciva fuori. Vai! Team Plasma, eccomi qua. Siamo pronti a fare un po' di botte? Facciamo del wrestlingo pazzo? Tu sei qui per conto di qualcun altro, vero? Voi mi avete obbligato a venire qui. Ah, ma loro non sanno i piani del grande capo Gekis, no? E neanche del loro sovrano. Qual è questo segreto? Gekis è uno dei sette saggi. Ha tre aiutanti che vengono chiamati il Trioscuro. E il segreto qual è? Ce l'ha già detto lui. Sei inutile. Sono pronto, caro. Al fondersi e confondersi di valori diversi, il mondo si va tingendo di tinte fosche. Non posso permetterlo. La separazione tra Pokémon e uomini sarà netta, come tra bianco e nero. E anche poeta. Solo in questo modo i Pokémon potranno diventare esseri completi. Questo è il mio sogno, un sogno che devo realizzare a tutti i costi. Link, ce l'hai anche tu un sogno? Avere dei sogni è una cosa meravigliosa. Ti ispiro a dimostrarmi quanto tieni al tuo sogno. Io direi che siccome questa è l'ultima lotta di quest'oggi, vederla intera non fa schifo, eh? Non so quanto verrà lungo questo video perché di materiale ce n'è poco. Nonostante abbia fatto tutta quanta la cava pietra elettrica e dovrei sbucare a... non ricordo il nome della città, Spiraria. La Spiraria è quella sul mare. Vabbè, lo vedrò appena esco da qui comunque, dai. Pikachu usa gran fisico, proprio busta i muscoli. Urdur e aumenta attacco e difesa, bravo. Però con Scaldarocce rocce sono più veloce, amico mio. Mi dispiace, ma è la dura realtà da accettare. Ohoi! Credi forse che le lotte Pokémon servano a farci capire meglio quello che pensano? In un certo qual modo, sì, dai. Perché no? Tripletta! Ma è speciale tripletta, quindi che hai fatto gran fisico per cosa? Per non andare capo in un colpo solo. Pikachu ragazzi in VGC del formato... 6? O 5 o 6 è stato usato. Pochissimo. Pochissimo. Però è stato usato. E ha Slowpoke, beh. Ovviamente Pikachu perché ha Giga Pika Folgori che devasta l'avversario. Quanti Pokémon hai? N e altri 3. Oltre... cioè altri 2 oltre questo. Scalaroccia allora. Ok. Vabbè, acquapatto posso reggerlo. E un altro Scalaroccia e Slowpoke fa ciao ciao con la zampina perché non è una mano quella. Se fosse una mano, sarebbe un Pokémon evoluto. Capita, eh? Pokémon che si evolvono, un Pokémon evoluto. E vabbè, però era una battuta, non è che mi devi mandare Chaos, porca miseria. Va bene che sei il sovrano di un nuovo mondo, come Light Yagami, però accidenti anche tu. Appena battuta, oh. Che gira la vita, ciao, eh. Accidenti a te. Ah, però, anch'io sono super efficace. Cambio, mando in human perché sennò mi devasta davvero. Altro che devasto masso qui. Devastano.
Allora, a parte parole poco carine, Polneve che mi riduce, mi ghiaccia, potrebbe ghiacciare, non è che riduce, quello è alito gelido che riduce la velocità. Questa potrebbe ghiacciarmi. Guarda, io non lo so, eh. Oh! Guarda, ci stavo quasi, dico, tu sta a vedere che mi ghiaccia perché è ovvio. Ecco perché. Non ha curato. Vado con il sabbo. Per sicurezza. Almeno così non mi ghiaccia sicuro. Dato che ho il sabbo. E Baldeali, sì, prendo due danni di contraccolpo probabilmente. Ma due di numero per davvero, uno scherzo. Uno? Aveva due danni allora, due punti salute allora. O tre o due. 1310 punti, Aponita. Continua a lottare. Il sostituto, il prossimo colpo si rompe perché non si è rotto con quello di prima. Non c'è una cellula del mio corpo che non trasudi amore per i Pokémon. E te lo dimostrerò. Io anch'io, pure io, guarda. Vedi, ira di drago. Punizione. Ai, mi frusta. Lo dico alla mamma. Guarda, io punizione non ricordo quanto fa male, ma per sicurezza un po' di latte mumu nelle vene, ce lo spariamo. Non serve berlo, proprio nelle vene. Così dritto al cuore e ciao. Dai, che combini ora? Ah, sono volante fuoco e niente mi fai. Baldeali mi conviene. È forte, finisce l'avversario e non prendo tanto danno da contraccolpo. Se riesco a finire la frase, ma comunque ho un botto di salute. Ferire i propri amici. Le lotte di Pokémon non servono altro che a questo scopo. Eh già, proprio vero. Ma perché? Con il cuore pesante mi sono calato nei panni di allenatore per sfidarti e ne ho riportato solo una sconfitta. Come farò ora a proseguire nella ricerca degli ideali? Non sono degno dell'amicizia di un Pokémon leggendario. Arriva anche lì, anche Bell. E N. Ponentopoli! Oggi parleremo dei prodotti tipici di questa magnifica terra. C'è la polenta. Dove c'è Anemone? L'udito di Bell è sorprendente. Ha sentito la tua voce da molto lontano. Ma dimmi, Link, chi è l'allenatore che è qui con te? Sei Aralia, giusto? Classifichi i Pokémon secondo le regole decise dagli uomini, senza mettere neanche in dubbio il legame tra allenatori e Pokémon. Credi di capire tutto, vero? Il tuo Pokédex non serve a niente. Che cosa pensi di ottenere? Oh, basta i toni, nanetto! In questo modo gli esseri umani malvagi fanno soffrire i Pokémon. Non posso chiudere gli occhi di fronte a tanta stoltezza. Ecco, vattene, bravo, vattene! Cafone! Non mi aspetto che capisca e cambi idea da un momento all'altro, ma non la cambierà mai. Bene, tu raccogli i dati, io invece me ne vado a Ponentopoli, eh. È stato davvero un bell'incontro. Allora, Link, io sono la guardia del corpo di Aralia, quindi vado con lei, eh. Bravissima, Bell. Assolvi al tuo dovere di guardia del corpo. Eccoci qua, Ponentopoli. Ci sono anche gli aerei, che belli, arriva l'aeroplanino, mamma! Palpitoad, devo ammettere che l'ho usato pochissimo, se non per farlo evolvere e vedere che diventava. Al 36 si sarebbe voluto... Amico mio, sei stato bravo, davvero, l'ho fatto combattere qualche battaglia prima ed è proprio caduto in battaglia. Ne siamo a tre deceduti, tra virgolette, sia chiaro, però è giunto il momento di lasciarti andare. Io direi proprio che Togekiss può entrare in squadra a pieno diritto ora. Bene, allora, Dragonite Bylong è quasi al 30. Quindi appena arriva al 30 sposto condivido esperienza su Togekiss e la palestra penso che bene o male qualche punto lo prende. Guarda, vado all'aria aperta a toccare un po' di erba e vi dico che vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Pokémon versione nera randomizer Nuzlocke. In descrizione il link per Instagram e Telegram oltre alle regole. E se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!